Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo, immediatissimo secondo episodio della carriera su FIFA 18. Siamo carichissimi, pronti per tanto calciomercato ma anche per l'inizio probabilmente della stagione, visto che il prossimo impegno sarà direttamente la prima giornata a Bergamo contro l'Atalanta. Ho fatto già qualcosa perché mi avete consigliato varie cose sotto nei commenti dello scorso episodio. A proposito, vi ringrazio perché in meno di 24 ore abbiamo raggiunto i 2000 like e io sto registrando il giorno dopo, quindi l'11 ottobre, questo video, e forse, se ci riesco, ve lo porto già stasera. Ma comunque, appunto, perché ve lo voglio portare stasera, non perdiamo troppo tempo, vi mostro quello che ho fatto. Partiamo da qui, Ub Mercato. Allora, ho messo sul mercato, richiamato, come mi avete consigliato voi, i Turbe e Mario Rui, e li ho messi in vendita, pagando chiaramente una piccolissima penale, ma è ovvio che con entrambi potremo farci qualche milioncino. 7,5 per Mario Rui, mentre tra l'altro di Turbe qui si è preso il 10, anche no. Ora partiamo con Marquinhos, che è un ex, tra l'altro mi avete consigliato veramente in tanti di riprenderlo. È anche vero che Marquinhos lo abbiamo allenato a Leicester, trovandoci peraltro molto bene, però è ovvio che preferibilmente non riprendiamolo, almeno non subito. Ad esempio, ci sono giocatori che riprenderei volentieri, Tolisso su tutti. Però è chiaro che vedremo più avanti, perché Tolisso si è appena trasferito al Bayern Monaco, quindi almeno fino a gennaio non potremo fare offerte. Poi Bartra, ah ok, piccola parentesi, ho inserito chiaramente piedi destri, perché come vi ho detto nello scorso episodio abbiamo soltanto Manolasca e destro, e poi tutti i mancini in difesa ci serve qualche destro. Quindi appunto questi primi due, Nastasic, che potrebbe già essere un giocatore interessante. Chiaramente non ho inserito titolarissimi a parte Marquinhos, per il semplice fatto che i titolari sono Fazio e Manolas. Poi è chiaro, se la coppia è quella e gira, o prendiamo Sergio Ramos oppure prendiamo giocatori che possono subentrare dalla panchina. Ecco perché ho inserito Vallejo, giovanissimo del Real Madrid, giocatore che io vorrei far crescere, vorrei acquistare proprio per farlo crescere con noi e farlo diventare un titolarissimo in futuro. Ho inserito un top player davanti, Roberto Firmino, perché è un jolly, come vedete, può fare l'attaccante, la T e il COC, ed è il classico giocatore che farebbe al caso nostro. Uno, perché è il tipo di attaccante che piace molto a me, quindi un po' un Vardy tra virgolette, nel senso forte sia tecnicamente che atleticamente, e quindi insomma è molto agile, un giocatore che mi piace. E poi anche perché a me piace tanto giocare con il trequartista, Firmino è un trequartista. Poi Mahrez perché ci serve l'esterno, lo abbiamo detto in più sedi, e quindi ho inserito lui e spero di poterlo portare a casa, anche se alcuni me l'hanno sconsigliato e anche se il prezzo sicuramente non è proprio abbordabilissimo. Ma è anche vero che Mahrez è stato un sogno estivo della Roma, un sogno che era quasi diventato realtà, poi è sfumato purtroppo, ma noi ci proveremo. Naby Keita, allora Naby Keita è un discorso diverso, un giovane che tanto costa una fracca dei sordi, ecco, detto proprio tra noi, ma poi si è messo in luce con il Lipsia e quindi, nonostante la sua età molto giovane di 22 anni, può già essere un gran colpo a centrocampo. Però a centrocampo il discorso è molto particolare, o prendi un giovane o prendi anche l'Iniesta, ma io anche prendessi Iniesta col centrocampo che ha la Roma farei fatica un po', insomma. Fortunatamente poi abbiamo quei tre, Strootman, De Rossi e Nainggolan, ma anche Pellegrini che è subentrato dalla panchina, e non solo, anche un Gonalon, che ad esempio, ecco, proprio Gonalon, nonostante poi Keita sia un altro giocatore che possa fare ecco, Keita, oddio, forse un pensierino ce lo faccio, perché può fare anche il COC, il CDC, a quel punto subentrare per Gonalon, non lo so, forse Keita può essere in realtà, può fare al caso nostro. In difesa, ecco, stesso discorso di Vallejo, abbiamo De Ligt o De Ligt, probabilmente più la seconda, olandese dell'Ajax, vorrei prenderlo e girarlo in prestito, ditemi se siete d'accordo, dato che c'ha l'età mia, voglio dire, un attimo. Sensi è il classico giocatore che invece dovremmo prendere per il futuro, anche qui potrebbe fare il vice De Rossi, anche perché per Gonalon voglio tenere un anno solo di contratto. Potremmo magari prendere Keita quest'anno e fargli comunque un buon contratto anche per il futuro, poi magari dall'anno prossimo in particolare spostarlo a fare il COC, e Sensi a quel punto può diventare il vice De Rossi al centrocampo. Detto questo, io comincerei un po' a concretizzare il tutto. Partiamo dal giocatore clou di questo mercato estivo, lo è stato quest'estate, non è arrivato poi, Riyad Mahrez, chiaramente, contatta per acquistare. E allora vediamo un po' il tutto. È la prima volta, eccolo qui Shakespeare, benvenuto, sono molto felice di vederla, si accomodi, prego. Non vorrei fare cazzate, perché chiaramente, insomma, per prima cosa decidiamo il tipo di accordo che vogliamo raggiungere. Ecco, mi sembra l'azione migliore. Offerta per il cartellino o scambio giocatori?
Ma se scambiassimo i Turbe, possiamo prendere in considerazione lo scambio con Marez, ma ci serve un giocatore del seguente ruolo, terzino destro. Bruno Perez! Bruno Ceres, amore mio, finalmente! No, non fare questa faccia, mister. No, no, offri altro giocatore. Non c'è Perez. È vero, perché qui lo segna come D, Perez. Perché FIFA, bastardo? Nura non giocherà mai. Ma mai proprio. Mettiamoci Nura. Però ragazzi, veramente, io volevo offrire Bruno Perez. Era perfetto. Era perfetto ed è un terzino. Perché me lo metti come D? Cioè, in pratica, Marezza ha lo stesso ruolo di Bruno Perez, cioè, secondo FIFA. E solo dietro l'aggiunta di un conguaglio. Cioè, in pratica vogliono i soldi. Bene. Vabbè, era ovvio che fosse così. Io posso offrire 42. Però anche questi sono tanti. Partiamo, valore attuale 30 milioni. Trattiamo, dai. 35, giusto perché so che a 30 rifiutano sicuramente. Avanti. Avanza offerta. Veniamoci incontro, siamo disposti a offrire 35 milioni in cambio di Marez. Affare fatto? Guarda come vogliamo subito andare al dunque noi. Dovrà fare meglio di così. Che ne dici di 57? Tu sorella 57. Però possiamo venirci incontro. Nuova offerta per il cartellino. 57 non te li darò mai, non hai capito? Non ce li ho neanche 57. Ci serve del tempo per riflettere? Ok, le faremo sapere. Le faremo sapere, ci piace. Non fare questa faccia triste, amo, dai, su, che lo prendiamo alla fine. Ok, allora per Marez ci fanno sapere, però noi dobbiamo monitorarci, quindi anche qui sotto consigliatemi altri esterni. Me ne avete consigliati tantissimi, però il discorso è che non mi hanno soddisfatto, altrimenti li avrei inseriti. Detto questo, andiamo con il secondo giocatore che vorrei prendere. Allora, sono deciso in realtà tra Vallejo e De Ligt. Probabilmente li prendiamo entrambi. De Ligt lo prendiamo e lo giriamo in prestito magari. Che dice intanto non è... Ah, però c'è la clausola. Se pago la clausola non abbiamo abbastanza soldi, quindi dovremo cedere in quel caso. Ne vale la pena per un giocatore del genere? Andiamo su Keita. Contatta per acquistare. Non è facile adesso, non è che io sia un fenomeno con questo nuovo metodo. Ma è anche vero insomma che stiamo trattando... Tutte offerte un po' complesse. Ci serve un terzino sinistro. Mannaggia. Vediamo un po' a sinistra che abbiamo. Ah, Mario Rui. Posto l'altro giocatore. Dai. Dai che ci stai. Marione Rui nazionale. 55 è tua sorella. Perché tutti sparano così alti, raga? 25. Perché è un giocatore comunque per il futuro ottimo. E quindi te lo posso... Cioè posso pensare di offrire così. Però onestamente insomma... Stiamo sempre parlando di giocatori che... Anche Marez ha fatto un grandissimo anno con Ranieri, però poi... Voi vi ricordate un grande Marez l'anno scorso? Non siamo disposti a abbassare ulteriormente il prezzo. Ma se io aggiungessi una clausola per la rivendita? Anche loro ci faranno sapere. Vabbè, l'importante è che le teniamo comunque aperte queste trattative. Non fa niente, Fede, dai. L'importante è tenerle aperte perché... Non è semplice, come vedete, da quest'anno concludere una trattativa che apparentemente potrebbe anche sembrare stupidissima. Qualora non riuscissimo a prendere Keita, mi dispiacerebbe molto perché non so neanche se puoi puntare su Sensi da subito. Sensi magari potremmo prenderlo dall'anno prossimo. Quindi andiamo su Firmino, contatta per acquistare. Le ore ci vogliono ogni volta. Mamma mia. Mantieni per saltare con Klopp o Klopp. Come si dice? Klopp o Klopp? Ditemi voi, va? Va bene, andiamo subito, offerta del cartellino, non lo so in realtà, perché offriamolo i turbe ogni volta. Allora, i turbe. Che dici? Mo' ci serve un portiere. I turbe non ci interessa, non possiamo lasciare il portiere Firmino, a meno che non ci venga offerto un giocatore che possa fare il caso nostro, quindi... Offerta per il cartellino. Mi pare ovvio. Offriamo 30 milioni per Firmino, dai. Ci stanno, Voglio dire, costa 33, vediamo un attimo. Vabbè, ma che cazzo, cioè, regà, dai, non è possibile ogni volta. E anche Firmino hanno rifiutato di brutto. E va bene così. Cioè, non va bene per niente, in realtà. Accettabile l'offerta per Keita, accettabile l'offerta per Perez. Buono come il pane. Dai, è così, mannaggia tutto. Ah, pensa come stiamo. Ci abbiamo una lira. Regà, non ci abbiamo una lira. Questa cosa mi preoccupa, in realtà. Abbiamo disperatamente bisogno di cedere qualcuno. Perché altrimenti è complicato muoversi sul mercato. Offerta per Manolas e Florenzi, gli unici due che non partiranno mai da Roma. Fantastica questa cosa. Manolas non è incedibile. Volevo dirvi questo. Non sto pensando di cederlo, ma non è incedibile. Se poi ci servono soldi, è chiaro che ogni giocatore, o meglio quasi tutti i giocatori, sono trattabili. Sì, offerta per Castan. Buono così, già 5 milioni in più.
Quindi castagne, 5 milioni, tratta un attimino, che se riusciamo ad alzarla di altri 5, per forse però al Sassuolo, oddio, altri 5, è parecchio. E allora vediamo un attimo, fare un'offerta per il cartellino. Anche perché ci stanno offrendo di meno di quello che costa lui, io per punizione ti chiedo 7,5. Affare fatto, ottimo, perfetto. Ottimo così. Offerta per Mario Rui, 10 milioni da Rubin Kazan. E questo è ottimo, offerta anche per Kevin Strootman. Questa la valutiamo un attimo, quella per Strootman la valutiamo un attimo, perché poi c'è sempre il discorso che Strootman è un giocatore che io adoro nella realtà, ma è uno di quei giocatori che su FIFA, bene ma non benissimo, no? Possiamo arrivare a 15. Ok, non voglio muro contro... Ma me sappia per culo! Ma sei serio? 14 e 2 per non darmene 15. Vabbè, l'accetto, però ragazzi... Va bene, dai, ok, stiamo cedendo, questo è molto importante. Strootman, stesso discorso di Manolas. Trattiamo un po' per Kevin. È chiaro che se dobbiamo poi prendere un altro giocatore a centrocampo cominciano a essere tanti, eh. 75 milioni. 51 sono pochi. 60 milioni. Anzi, 65. Abbiamo offerto 75, 65 se può fare. 58, ora ci stiamo avvicinando, attenzione, eh. Continuo sui 65 perché è ovvio che io non sia felice di far partire Kevin. Mi sembra una cosa abbastanza scontata. Però è anche vero che dobbiamo fare un progetto che si rispetti. Capisco che Strootman... Ecco, infatti. Perfetto. Vediamo cosa dice Kevin. Se partisse, non prendiamoci in giro, mi dispiacerebbe un po', eh. Allora... Non abbiamo Mario Rui venduto, non abbiamo ancora ceduto Kevin. Ragazzi, è brutto, cioè è difficile cedere Kevin. È difficile cedere Kevin. Quasi quasi spero che lui possa rifiutare, però quando ci servono soldi purtroppo... offerta dell'Eister per Bruno Perez. Vedete? Vedete? Adesso sì. Adesso se tratta assolutamente. Tratta assolutamente, ditemi che posso... inserire Marez in trattativa. Io volevo dargli Perez inizialmente. Ciao Shakespeare. No cazzo, non si può. Nuova offerta del cartellino. E allora se io alzassi a 18 intanto. Mi dispiace, siamo interessati a Perez, ma questo è il massimo che possiamo offrire. Bastardo. Perché io invece per Marez potevo offrire miliardi. Ma vabbè dai, accetta. Bruno Perez, ragazzi, penso non faccia male a nessuno se va via, no? Mi pare ovvio. Strootman venduto. Offerta per Dzeko. Dzeko non parte, Kevin invece sì. E quindi adesso andiamo, perché ci sono arrivati 60 milioni per Kevin Strootman. A questo punto insomma possiamo un attimino andare a parlare con qualche società in maniera più importante. Bruno Perez venduto intanto. E a questo punto ci ritroviamo su The Light. Non è disposto a vendere i giocatori ma a pagare la clausola. 23 milioni, a questo punto sì. L'accordo con l'Ajax c'è e teoricamente potrei trattare anche con il giocatore. Così faremo, almeno per apportare un nome nuovo nella capitale. Un nome che poi, da quello che vi stavo dicendo prima, sono intenzionato a girare in prestito, almeno per questa prima stagione, essendo un 17enne, quantomeno per farsi le ossa nel campionato italiano. Anche perché poi un giocatore che paghi 23 milioni dall'anno prossimo, bisogna un po' anche andarlo ad utilizzare. Stipendio attuale, accetta, la trattativa. E... ah, già ha fatto tutto? Vabbè, Pina Lirazzi se può pure fa. 40 milioni di clausola rescissoria. Vediamo un po'. Raga, a me quando fanno ste cose fanno sballare. 40 milioni non vanno bene, 37,2 sì però. Vabbè, certo che accetto. Cioè, è ovvio, mica sono autistico come voi. Ok, e allora non vediamo l'ora che si finisca adesso la squadra. The Light, nuovo acquisto della Roma. Il primo della nuova gestione Federico Marconi. E questo è molto importante. Ah, ok, non posso neanche darlo in prestito. Bello FIFA, bello bello. Hanno sistemato una cosa e ne hanno rovinate tre quest'anno, incredibile. Comunque The Light l'abbiamo preso e ho visto con piacere che abbiamo tantissimi altri. Intanto ecco qui la presentazione del nuovo numero 2. Abbiamo tantissimi altri giocatori da poter prendere, nel senso perché abbiamo tantissimi soldi. Oh, possiamo finalmente, possiamo trattare. Ottima questa cosa, allora. Possiamo prendere sia lui che Marez, si è improvvisamente scaldato il mercato. Offerta per il cartellino, scambio giocatori, forse dobbiamo ancora scambiare i turbe, vediamo un po', e così è. Quei benedetti 8 milioni, vediamo un po' ragazzi. Possiamo prendere perfetto, no, ok, no, perfetto niente, non lo vogliono. Offerta del cartellino, 58 non ve li do. 58 non ve li do, 50 sì. Perché poi comunque vi resterebbero i soldi per prendere Marez.
Ok, affare fatto, perfetto. Quei 3 milioncini ci cambieranno la vita, non sono ironico, fidatevi. Anche dobbiamo attaccarci ai spicci, anche noi dobbiamo fare così. Allora, adesso trattiamo con il giocatore. E questo, ragazzi, qualora arrivasse, sarebbe veramente un grandissimo colpo che sposta un po' gli equilibri in futuro per quanto riguarda Tolisso. Ma ci interessa poco, perché comunque un centrocampista ci serve. E allora, mantieni per trattare. Allora, al mio assistito mi interessa che venga aggiunta una clausola. Va benissimo, a noi ci fa solo che piacere una cosa del genere. E nemmeno noi vogliamo inserire, perfetto, saltiamo. Ora che abbiamo trovato un accordo, parliamo di soldi. Ne vuole 72 a settimana, bonus ingaggio 970.000, cioè tu sei pazzo. No, in realtà si potrebbe pure fare, si potrebbe pure fare. Allora no, dai, avanza. Ok, si può fare, mantieni per saltare. E mi sa che abbia preso anche lui, fantastico. Keita, un nuovo giocatore della Roma. Questo sì che è un grande acquisto. Questo sì che ha comunque un'esperienza che gli consente di andare a giocare titolare. Ed eccolo qui con il suo 83, Naby Keita. Vediamo anche il piede preferito, un po' di info su di lui. Allora, è destro, in quella zona di campo può comunque andare, può fare appunto più ruoli. È un jolly, perché vi ripeto, può fare il COC. E tra l'altro voi mi avete consigliato quel modulo lì. Ok, il modulo potrebbe essere questo, quindi un 4-2-1-3, o meglio un 4-3-3 con il trequartista, che è Keita in questo momento, ma che potrebbe essere anche qualche altro giocatore. Insomma, abbiamo fatto comunque sia due acquisti, che sono The Light. A questo punto il mio sogno era quello di girarlo in prestito, e adesso vedremo un po' di rimediare. Moreno a questo punto potrebbe anche partire, soprattutto nel caso in cui The Light non riuscissimo a darlo in prestito. A questo punto, ragazzi, così come è successo per la Roma quest'estate, resta il sogno di mercato, resta l'ultimo acquisto che vogliamo fare, ovvero Riyad Mahrez. E anche qui, ovviamente, per nostra fortuna possiamo trattare con Leicester. A questo punto io partirei subito con i 50 milioni che volevano loro. Ce ne resterebbero pochissimi poi, però è chiaro che se vogliamo Mahrez, ragazzi, dobbiamo spendere questo. Siamo soddisfatti subito. Fantastico, fantastico. Ci abbiamo messo un secondo. E vedete che poi quando uno sgancia i soldi. Trattiamo con Mahrez. Mamma mia, non è neanche cominciata, ragazzi. Già alcuni piccoli brividi. Riyad Mahrez in camicia e giacca. Allora, fantastico. Ci siamo capiti al volo in questa nostra seconda trattativa con Mahrez. Adesso parliamo dello stipendio. Allora, non ci ha ancora richiesto nulla. A Leicester prendeva 88 e noi possiamo dargli 100 a questo punto, con un bonus che non è specificato. Vediamo un po' cosa vuole lui. Vediamo cosa ci dicono. Allora, vuole a 78 a settimana e il bonus è clamoroso. Ok, perfetto. No, va bene, vabbè, basta, te incazzi. Controfferta? Ah sì, controfferta, perché non ce li abbiamo. Porca puttana. Però la speranza è che si possa trattare ancora. Forse per il momento no. Allora, intanto sistemiamo subito lo stanziamento budget, perché guardate come siamo messi, cioè mi pare ovvio, no? Forse dobbiamo stare comunque sopra i 50. Ok, così tipo. No. Ah no, non ce li abbiamo. Devo un attimino chiarire questa situazione e ancora una volta cedere qualcuno. Sta diventando una telenovela quella di Mahrez, come poi è stata quest'estate. Però vedremo un po' se riusciremo a portarla fino alla fine e magari concretizzarla.